Vallefoglia accoglie un piccolo grande dono che significa maggior sicurezza per tutta la comunità territoriale. Sabato l'Associazione Nazionale Carabinieri delle Marche ha fatto tappa alla caserma dell'Arma di Montecchio donando un defibrillatore della cui installazione beneficerà l'intero comune. E come ho detto, è un piccolo gesto, ma un gesto significativo che riguarda la volontà della nostra associazione, specialmente questa di Montecchio, di contribuire in ogni modo alla vita della città. Anche questo defibrillatore, attraverso la stazione dei Carabinieri, è utilizzabile da tutti i cittadini, sperando che non debba essere mai usato per queste motivazioni. Però è importante che anche in questo modo venga espressa la volontà dei nostri soci Carabinieri in congedo di continuare la volontà di servizio, sempre essendo in attività in funzione del servizio alla cittadinanza, e quindi questa è la parte più importante. Questo gesto verso il maresciallo Giabbani di un defibrillatore è un segno di sicurezza dell'Arma dei Carabinieri. Il defibrillatore serve per salvare le vite umane e l'arma c'è sempre, l'arma è una garanzia, non solo nelle missioni internazionali, che è la punta di diamante delle missioni dell'Italia nel mondo, ma anche nella vita quotidiana dei cittadini. E per noi è un grande piacere. Del resto anche la presenza delle scolaresche, delle scuole medie, dell'orchestra delle scuole di Pian del Bruscolo, della banda musicale di Col Bordo di Vallefoglia e anche la presenza della delegazione di una città albanese che è Tropoia, con la quale siamo gemellati, dà il segno anche della dimensione internazionale della città di Vallefoglia. La comunità albanese è quella più numerosa a Vallefoglia e quindi è un po' nella filosofia del ruolo dell'Arma dei Carabinieri in generale nell'Europa e nel mondo, e a Vallefoglia, a questa vallata. Montecchio, dove siamo, è il cuore di un'area di oltre 50.000 abitanti. I Carabinieri danno sicurezza e fiducia e speranza anche a questo territorio.